amici, ci siamo, bentornati a Favole a Casa con la vostra Fata Zucchina e i quotidiani web del gruppo More News, nuovamente insieme. Oggi abbiamo tanti ospiti, sapete, e sono gli ospiti che ci piacciono di più, quelli a quattro zampe, i migliori amici delle persone, ovviamente parliamo dei cani, dei gatti, gli animali d'affezione. Perché ci sono loro? Perché ce li ha tirati in ballo un piccolo eroe che ci scrive dal Piemonte, si chiama Diego e il suo pensierino è: vorrei adottare un animale abbandonato e occuparmi di lui. Ma quanti bambini vorrebbero farlo? Un desiderio legittimo, tra l'altro è bellissimo. E come ci ricorda la nostra Zucchi, protagonista del diario di una zucca felice che oggi ho qua in carne e ossa, diciamo così, che cosa risponde Zucchi? Risponde che Diego ha ragione, perché lo dice anche la scienza. Crescere con un animale domestico aiuta i piccoli, ma non solo, a sviluppare grandi difese immunitarie. E io direi anche grandi difese per la vita, perché mica ci dobbiamo difendere. No, anzi, ci aiuta, secondo me, a diventare più adatti, più compatibili con ciò che va storto. In questo periodo siamo un po' messi tutti alla prova, vero? Ci sentiamo un po' tribolati, eccetera. Chi ha gli animali non è agevolato soltanto perché può scendere e fare il giretto per portarli a fare i bisogni, e non vogliamo assolutamente banalizzare questo aspetto, perché la scienza, ma soprattutto chi con gli animali ci lavora, è in grado di aprirci un mondo. Ormai cani e gatti sono diventati animali sociali, e a me l'ha insegnato il mio amico Paolo Guiso, che in Piemonte è un grande nome nell'ambito delle scienze veterinarie. Infatti lui, con il centro che rappresenta, il centro studi TECA, proprio di terapie con animali, sono stati inseriti all'interno del libro di Zucchi, che sapete è dedicato a tutti i bambini, ma a tutte le famiglie, quindi genitori, più bambini, più nonni, e in modo particolare la beneficenza è rivolta all'ospedale Gaslini di Genova, ad altri bambini. E ricordatevi che anche in questo caso con gli ospedali il connubio pet e bambini, quindi animali d'affezione e bambini, funziona, perché i nostri animaletti sono terapeutici anche per i bambini che non stanno male. Quindi ci sono grandissimi esperimenti, tra l'altro il Piemonte è una regione molto ricca da questo punto di vista, di terapie assistite con animali. E il nostro amico Paolo, che saluto e ringrazio per il suo grande esempio e tutta la sua scienza messa a disposizione di chi non sta bene o di chi banalmente si sente solo. E quindi qua c'è scritto: i pets aiutano i bambini a crescere felici, che è un pochino quello che dicono Zucchi e Diego oggi. Allora, in realtà il saluto di oggi si estende perché mi hanno scritto da Pombia. Pombia è una cittadina in provincia di Novara che è diventata famosa da una quarantina di anni grazie a uno zoo safari, lo zoo safari di Pombia, che oggi è diventato, si è ingrandito ulteriormente. Infatti c'è un bellissimo, bellissimo giardino zoologico, poi ovviamente c'è lo zoo safari e poi c'è un parco divertimenti. Quindi hanno creato tre aree distinte per offrire veramente un pacchetto sensazionale. Ma perché mi piace salutare gli amici del Safari Park di Pombia? Perché ovviamente in questo momento sono in difficoltà e il parco ovviamente è chiuso, e quindi chiedono aiuto. Ma chiedono aiuto soprattutto perché questa è la cosa che mi sta particolarmente a cuore: loro lavorano esattamente come il centro TECA con l'Università degli Studi di Torino, in modo particolare con la facoltà di veterinaria, ovviamente di medicina veterinaria, per sviluppare progetti esclusivi di benessere animale, quindi legati anche a specifiche patologie e anche soprattutto di conservazione su specie che rischiano l'estinzione. Infatti loro hanno degli animaletti che potete trovare solo lì, e poi hanno creato una bellissima rete di collegamento con altri safari park a livello nazionale, zoo safari, e c'è una bellissima collaborazione a livello italiano, e ci sono tanti animali che a volte vengono mandati da loro proprio per essere curati in modo specifico e professionale. Quindi io saluto gli amici che ci hanno scritto del Safari Park di Pombia, con il loro fondatore Angelo Lombardi,
E vi invito, vi sensibilizzo, se avete voglia andate a googolare, cercate il loro sito, vedete quante belle cose fanno. Se qualcuno avesse la possibilità di dare una mano anche a loro, ci fa molto piacere. Ovviamente la sensibilizzazione vale a 360 gradi, capiamo benissimo che le emergenze sanitarie oggi sono concentrate sul Covid-19, ma non solo, quindi c'è tutta l'Italia in movimento, sia di solidarietà sia di servizio, per cui donate il vostro impegno o il vostro contributo economico dove il vostro cuore vi indirizza. Ma noi oggi gli animali ce li portiamo appresso anche nella favola, perché Diego ci ha dato un input: adottiamo qualche animale. Quando ci viene l'impulso, così, voglio un animale, voglio comprarlo, tutta la famiglia è d'accordo, riusciamo anche a dedicargli del tempo, siamo sicuri di questo, andiamo alla ricerca, sappiamo, ricordiamoci che i canili, i gattili vi aspettano, se avete questo desiderio, vi aspettano. E guardiamo invece come se l'è cavata il bambino protagonista del racconto di oggi, la favola che si intitola Il prezzo del cagnolino, un racconto per l'anima. Siamo pronti? Via! C'era una volta un commerciante che appese un cartello sulla porta del suo negozio con scritto "Cuccioli di cane in vendita". Questo messaggio attraeva i bambini che ogni giorno vi passavano davanti all'uscita della scuola. Pensate, bambini, voi bambini che mi ascoltate, oppure se voi genitori avete i bambini impazziscono quando vedono gli animali. L'animale innanzitutto comunica positività, affetto, ci fa sentire amati, che è un'esperienza bellissima che tutti cerchiamo, quindi per i bambini. E poi diventano i loro piccoli figli quasi, sviluppano un senso di responsabilità, a prendersi cura, quasi diventano dei piccoli genitori. E quindi che cosa accadde? Che ben presto un bimbo entrò dal negoziante e gli chiese: "A quanto sono venduti i cuccioli?" Il proprietario rispose: "Tra 30 e 50 euro. Il bambino mise la mano in tasca, tirò fuori soltanto qualche monetina e disse al proprietario del negozio: "Io ho solo 3 euro e 65-67. Posso vederli lo stesso?" Il proprietario, ovviamente intenerito, sorrise e si diresse verso la cuccia che era posta nell'angolo, e di lì apparve una bellissima cagnolina di nome Lady. Non era giovane, aveva già qualche annetto sulla groppa, seguita dai suoi piccoli 5 cuccioli. Uno dei 5 cuccioli, che cosa succede? Sbottava subito perché zoppicava. E quindi arrivò tentennante, un pochino più a rilento degli altri, zoppicando, e rimaneva indietro, faceva più fatica. Immediatamente il nostro bimbo fu colpito da questo cagnolino che zoppicava vistosamente e dunque chiese all'uomo: "Ma cos'ha quel cagnolino?" Era giustamente dispiaciuto, intenerito, ma voleva capire qual era il suo problema. E l'uomo gli rispose: "Ma non puoi volerlo comprare veramente, bimbo. Pensaci, lui è il più sfortunato della cucciolata. Non potrà oltretutto mai correre o saltare. Al limite te lo posso regalare se proprio ci tieni." Il bambino ribatté subito deciso: "State bene attenti. Io non voglio che lei me lo regali, perché lui per me ha lo stesso valore degli altri cagnolini. Io voglio pagare per questo cucciolo lo stesso prezzo degli altri. Oggi però io posso lasciarle solo 3,67 euro, poi le darò 50 centesimi ogni mese
fino a che non avrò pagato completamente il cagnolino, perché di più non posso. L'uomo, secondo voi, rimase ancora più a bocca aperta di prima. Lui aveva tentato non di scoraggiare il bambino, più che altro di metterlo di fronte all'evidenza, perché ovviamente i bambini con i cagnolini giocano, saltano, poi gli animali ci insegnano anche a uscire. Non solo in questo periodo, ci aiutano a fare movimento, ci obbligano in un certo senso. E quindi si crea questo spirito, quasi un team di squadra, per cui ovviamente se l'animale zoppica, non riesce a saltare, fa fatica a muoversi, è tutto molto meno magari divertente apparentemente. Ecco, l'uomo è stato anche onesto, sincero, ha messo il bambino di fronte a questa realtà che lo avrebbe aspettato scegliendo quel cane. Ma il bimbo si chinò e tirò su una delle gambe dei pantaloni, ascoltate, scoprendo un arto steccato con una bacchetta di metallo piuttosto spesso ed evidente. Quindi il bimbo alzò lo sguardo verso l'uomo e gli disse: «Sa, nemmeno io posso correre tanto bene, ha visto cosa mi è successo? E allora questo cagnolino ha proprio bisogno di qualcuno che lo capisca come me». Non serve aggiungere altro. E quindi l'uomo si morse il labbro inferiore. I suoi occhi si riempirono di lacrime, di commozione, gli sorrise e infine disse al bambino: «Bambino mio, spero e prego che ognuno di questi cuccioli possa trovare una persona, un proprietario proprio come te». Non servirebbe appunto aggiungere un finale a questa favola che ha davvero tanto tanto da dirci. Però io vi faccio una domanda. Sicuramente vi è capitato di non sentirvi compresi, accolti, voluti bene, ma non soltanto quando le persone ci ignorano, magari lì è più palese. Quando abbiamo persone che ci stanno vicino, che in qualche modo cercano di dimostrarci la loro attenzione, la loro affezione, il loro amore, insomma il loro interesse nei nostri confronti, ma per noi non è mai abbastanza. Quasi che non riuscissimo a legittimare il bene che le persone cercano di manifestarci. Ma perché non ci arriva questo codice? Perché non passa, non lo riconosciamo come password d'accesso per autenticarci e farci sentire amati? Quando questo accade è perché non qualcosa non funziona in noi, è perché noi per primi non ci vogliamo abbastanza bene. In tanti di voi mi stanno scrivendo e chiedendomi di sviluppare nei prossimi racconti il tema dell'autostima, perché si vede che lì siamo un po' tutti malmessi e magari in questi giorni in cui abbiamo più tempo e siamo a contatto più con la parte essenziale della vita e di noi stessi, ci siamo resi conto che bisogna andare in palestra per sviluppare i muscoli dell'autostima. E allora, quando questi non sono ancora abbastanza forti, quando non ci vogliamo abbastanza bene, facciamo molta fatica ad accettare, a validare che qualcun altro possa davvero essere interessato a noi per quello che siamo, perché per noi non è abbastanza. Sapete, a volte tutto questo ha origini lontane, perché il primo rapporto in cui noi in qualche modo andiamo a farcire la nostra autostima e la legittimazione dei sentimenti positivi verso di noi è quello con la mamma, oppure comunque con un adulto che sia di importanza preponderante. A volte questi rapporti non funzionano al meglio e quindi rimaniamo come in sospeso. E in un dubbio che poi a volte si trasforma così in una palla cosmica che ci avvolge, ci fa sentire ovattati nel nostro non essere accettati, non sentirci all'altezza, insomma una serie di appunto dubbi esistenziali che permangono e che vanno risolti. In che modo? Beh, gli animali ci possono aiutare molto in questo senso. Una presenza vicino a noi
che percepiamo come assolutamente paritaria, nel senso non abbiamo bisogno di difenderci da un animale, perché l'animale distinto, a meno che non ci siano dei problemi particolari, soprattutto parliamo degli animali domestici, ci vuole bene, ci ama e ci dona tutto se stesso, e quindi zero barriere. E ricevendo quest'amore ci sentiamo davvero importanti, non che non succeda con le persone, ma con gli animali veramente si instaurano dei legami speciali. E poi ci sono tantissime testimonianze anche sul web che rendono atto merito a questa amicizia a sei zampe, potremmo dire, vero? Però ricordatevi sempre che il primo amico migliore o amica migliore di voi siete tu. Quindi ripartiamo dal tu, ripartiamo dall'io di ciascuno di noi e andiamo a cercare questa nuova amicizia che ci potrà far vivere meglio e ci potrà dire che anche quando zoppichiamo noi valiamo. Ci state? Ok? Mi raccomando, io saluto tutti, soprattutto quelle persone che in casa hanno un animaletto. Vi mando un grande bacio e vi aspetto domani per un nuovo appuntamento con Favole a Casa.